riconosciuto a questa partita un valore importante, al di là del derby del Varese-Cantù, perché era importante in ottica Final Eight e per cercare di guadagnare delle posizioni migliori alla fine del girone d'andata. E quindi abbiamo giocato una partita di grandissima attenzione, di grandissima concentrazione. Abbiamo fatto pochissimi errori, ne abbiamo fatti, però li abbiamo fatti con concentrazione. Vi spiego cosa vuol dire. Abbiamo fatto delle palle perse, abbiamo fatto dei tiri sbagliati, però sono errori dettati da uno spartito. Eravamo molto concentrati, abbiamo cercato di controllare il ritmo. Varese non ha fatto mai una corsa e alla fine abbiamo tirato sempre con l'uomo libero. Certo, alla fine bisogna anche mettere quei canestri, però li abbiamo messi con grande continuità e penso che questo sia un po' il resumé della partita. Ha contato una fisicità pazzesca della tua squadra come valore in più per questa vittoria. Speravamo contasse perché onestamente noi non siamo ancora abbastanza fisici per quello che io intendo, perché quando vado a giocare in Eurolega sembriamo delle mammolette per certi versi, però diciamo che dopo 10 partite d'Eurolega qualcosina abbiamo imparato. Abbiamo giocato molto bene dentro l'area coi lunghi, abbiamo servito la palla bene vicino a canestro per poi aprire degli spazi per i nostri tiratori, visto che siamo anche la mia squadra del campionato in quella fondamentale lì, il gioco era abbastanza chiaro, ecco. Spenderei un elogio assoluto per Cicciarini che si è appiccicato a Stipcevic, l'ha tolto di partita come ritmo di palleggio, come tutto. Bravo GS, lui ha fatto secondo me l'MVP ombra della partita perché aveva un compito difficile, separare dal resto della squadra un giocatore che comunque è un eccellente attaccante, che tira da 3 punti, allarga moltissimo il campo e gioca bene il pick and roll. E secondo me questa è, dopo i primi 2 mesi del Cincia con ingas totale, partite d'Eurolega di altissimo livello, è andato nel buco e questo è il primo passo, un passo già secondo me con Milano era stato eccellente su Cook e oggi secondo me è stato eccellente sui 2 lati del campo, molti canestri da 3 punti derivano da sue buone letture, quindi sicuramente per me è l'MVP ombra della partita. Siete a posto. Arrivederci.